Questa sera ho il piacere di avere ai nostri microfoni la dottoressa Barbara Celani. Buonasera, dottoressa. Buonasera a tutti. La dottoressa Barbara Celani è una psicologa Sì. con la quale parleremo in generale di emozioni, di ansia, per fare un focus più specifico sugli attacchi di Attacchi di panico che, panico. diciamo, tante volte sentiamo nominare. Dottoressa, prima di iniziare a parlare, diciamo, addentrarci nell'intervista, volevo chiederle così, quanto tempo è che esercita questa professione? Dal 2006. Dal 2006, quindi insomma già ha accumulato un pochino di Di esperienza esperienza. sul campo. Assolutamente sì, ecco, parliamo di emozioni. Sì, allora le emozioni intanto per fare una premessa secondo me importante fanno parte proprio della natura umana, no? Molto spesso distinguiamo tra emozioni positive e negative. In realtà a me piace specificare che non esistono emozioni positive e negative perché sono tutte funzionali, quindi suggerisco sempre di suddividere in comode e scomode. Chiaramente la gioia è un'emozione comoda che piace a tutti provare, altre emozioni come possono essere la rabbia, la paura, la tristezza sono più spiacevoli. Quindi ecco, questa premessa secondo me è importante perché altrimenti cerchiamo sempre un po' di zittirle, reprimerle, eliminarle. In realtà le emozioni hanno una funzione, no? Banalmente la paura ci permette di garantire la nostra incolumità, la sicurezza. Se io non ho paura di attraversare la strada, magari non guardo, non sto attenta e rischio di essere investita. Quindi ecco, questo per fare un esempio del fatto che anche le emozioni più scomode sono funzionali e chiaramente poi hanno varie sfumature e quello che spesso porta una persona ad avere una sofferenza, un disagio è l'intensità e la percezione di queste emozioni, per esempio nel caso dell'ansia, no? Che è un grande contenitore dove possiamo poi distinguere vari tipi di difficoltà, di disturbi, tra cui appunto l'attacco di panico che è un po' il focus di oggi, no? Che in realtà non è un vero e proprio disturbo, ma appunto si inserisce in quadri più complessi e di per sé è un'esperienza, rappresenta un'esperienza che ognuno di noi può aver provato o proverà nella vita. Ecco, possiamo ancora definirlo meglio perché Sì. tante volte secondo me c'è anche un po' di confusione, che uno magari confonde uno stato d'ansia normale, una paura, Esatto. una fobia, Ok. con l'attacco di panico vero e proprio, che ha Certo. una sua più o meno sintomatologia in qualche Specifica, modo chiaro. specifica, cioè non è una fobia e basta, è una reazione a un qualcosa di totalmente incontrollato. Allora, sì, la fobia intanto è uno dei disturbi d'ansia, mentre l'attacco di panico, come dicevo prima, è un po' un sintomo che può accomunare vari disturbi oppure appunto un'esperienza che può essere comune a tutti, di forte, fortissima paura, terrore, una serie di sintomi anche fisici, no? La paura di morire, sono sintomi simili a quelli dell'infarto, no? La respirazione faticosa, la tachicardia, la sudorazione, la tensione. Ciò che distingue, come giustamente si diceva, da un attacco di ansia è intanto l'intensità e la durata. L'attacco di panico ha una durata, insomma, circa, raggiunge un suo picco, diciamo, intorno ai 10 minuti e comunque non dura mai più di, diciamo, mezz'ora, ecco, per dare proprio un'indicazione temporale, mentre l'ansia come stato può essere qualcosa di più prolungato, di più cronico, ma meno intenso, chiaramente. Questo per dare una distinzione. Come dicevo prima, ognuno nella vita può averlo sperimentato, ma quello che poi crea l'eventuale disturbo non è tanto l'attacco di panico di per sé, ma il fatto che innanzitutto si ripeta, ma soprattutto la paura che questo si Esatto, riverifichi. cioè dici, oddio, mi verrà un attacco di panico. Esatto, la paura della paura e questo può portare la persona a evitare certi tipi di situazioni, farsi sempre accompagnare o comunque limitare il proprio raggio d'azione, limitare il proprio funzionamento globale, no? Mentre dobbiamo intanto tenere presente che una piccola quota di ansia appunto è anche funzionale, no? Io non faccio per esempio tutti i giorni interviste in radio, sicuramente stamattina una piccola quota di attivazione maggiore rispetto alla mia quotidianità ce l'ho avuta, no? Ok, Ma questo mi perfetto. permette magari anche di essere più concentrata, di mettere in atto dei comportamenti comunque funzionali all'essere qui oggi, no? Ma non ad evitare. Chiaramente se poi quest'ansia diventa sproporzionata, diventa un blocco, E mi certo, impedisce di poi di mi... vivere la quotidianità Brava, in modo esattamente. normale, che poi è questo il grande tema, il grande È problema, certo. perché quando qualcosa che possiamo combattere, adesso parleremo Sì, proprio di questo. certo.
ci impedisce di avere una vita regolare, allora dobbiamo fare qualcosa, intervenire. Esattamente, io dico sempre innanzitutto di parlarne, perché una cosa che spesso mi viene riferita è che la persona pensa di essere l'unica al mondo ad avere certi tipi di limitazioni, certi tipi di pensieri, e ecco appunto i pensieri sono una parte importante, no? Perché le emozioni hanno sì una parte di sintomatologia, diciamo, fisiologica, no? Quindi come dicevamo prima, la tachicardia, il respiro, la tensione eccetera, ma anche una forte componente cognitiva, no? Se io nel momento in cui comincio a provare una certa sintomatologia inizio ad avere un autodialogo disfunzionale, cioè ecco adesso sto per sentirmi male, mi bloccherò, andrò in panico, succederà una catastrofe, è chiaro che io alimento quello stato di ansia. Quindi intanto cosa si può fare? Intanto capire come funziona l'attacco di panico, no? La percezione è che ci sia una retta che sale all'infinito, che può solo peggiorare, no? In quel momento ci sembra qualcosa di devastante, di infinito. In realtà è bene sapere che ha un picco, quindi c'è un andamento proprio a curva, una forma a campana, se vogliamo usare questa immagine, in cui si può imparare a riconoscere i cosiddetti segnali premonitori di quando sta per salire. E poi la bella notizia è che comunque non si muore di attacco di panico, necessariamente ridiscende, così come pure le emozioni positive, no? Ahimè, non hanno una durata infinita. Sarebbe bellissimo. Esatto, però. Quindi quello che si può fare è chiaramente parlarne, poi dipende anche dalla gravità. Dalla compromissione del funzionamento della persona. Generalmente l'iter è il passaggio in primis dal medico di base o addirittura al pronto soccorso, perché a volte l'attacco di panico è talmente devastante che si può pensare veramente ad un infarto, quindi a volte capita che la persona viene condotta veramente in pronto soccorso o comunque a fare accertamenti, e una volta escluse eventuali cause mediche oppure legate all'uso di sostanze, certi farmaci eccetera, si parla allora di un percorso che si può fare a livello psicologico. Certo. Quindi intanto capire quando è avvenuto il primo attacco di panico, cosa succedeva nella vita di quella persona, perché a volte, cioè, siccome sembrano fulmini a ciel sereno, a volte sembrano inspiegabili, magari quando andiamo invece a fare un'indagine capiamo che in quel momento della vita della persona, o comunque recentemente, ci sono stati cambiamenti, lutti, malattie di persone care, comunque eventi che in hanno, qualche modo, diciamo, tolto l'equilibrio. Esatto. O comunque avvenimenti che magari noi non analizziamo, comunque non facciamo nostri coscientemente. Non facciamo un collegamento magari. Esatto, no, sì. Non riusciamo a mettere in relazione con quel determinato momento, e quindi effettivamente è vero, chi di noi non ha almeno un amico che dice di avere degli attacchi di panico, che ce l'ha avuti o che ce l'ha. Effettivamente la cosa che sempre ci viene normale chiedere, mi è successo anche a me, ma perché? Cioè, non lo so, improvviso, non ce l'ho mai avuto. Io ero una persona così tranquilla, invece adesso e c'ho paura e c'ho, effettivamente è un problema. Sì. Anche perché, ecco perché la premessa che facevamo all'inizio sulle emozioni è importante, no? Dobbiamo imparare a non a eliminarle certe emozioni, ma ad esprimerle, riconoscerle, quindi saperle vivere, gestirle in qualche modo. Esattamente, quindi come armi, diciamo, no? Anche nello specifico dell'attacco di panico, cioè intanto conoscere l'andamento, che appunto è con un picco che poi discende. Nelle fasi iniziali si può inserire un autodialogo e dei messaggi più positivi, più funzionali, e quindi ok, sento che sto per agitarmi, cosa posso fare? Posso vedere, ok, c'è una porta, ok, potrò uscire eventualmente, perché una delle preoccupazioni a volte è di situazioni in cui non vediamo una via di uscita, non mi sentirò male, nessuno mi sta guardando, nessuno mi sta giudicando, riuscirò comunque a portare a termine, quindi trovare, diciamo, dei piccoli punti di forza in un quadro che ci sembra nerissimo. Esattamente, anche la respirazione può avere una funzione importante per due motivi: perché crea una condizione proprio fisiologica incompatibile con la sintomatologia dell'ansia, e sia perché se ci concentriamo sul respiro abbiamo meno spazio per i pensieri disfunzionali. E io una cosa che spesso chiedo a chi si rivolge a me è di fare una sorta di diario degli episodi, del primo episodio, così per avere successivi. Una sorta di cronistoria. Sì, non solo per la cronistoria, perché l'aspetto temporale sicuramente è importante, ma anche per capire se ci sono dei fattori in comune tra le varie situazioni in cui l'attacco di panico si manifesta. Certo. E capire quindi insieme quale può essere il significato, cosa nasconde, no? Cosa c'è dietro quello che è un sintomo, non una malattia.
Assolutamente sì. Allora, abbiamo cercato di fare un quadro ovviamente nel poco tempo a nostra disposizione. Io vado a darvi i contatti della dottoressa Barbara Celani. La troviamo a Largo Guido Martina 18 e presso la Casa Maternità Gea via Carlo Emilio Gadda 179D. Entrambi questi indirizzi sono in zona EUR. Ve lo dico così avete un riferimento un po' più preciso. Il contatto Facebook Barbara Celani, il sito web www.psicologabarbaracelani.com, l'indirizzo email info@psicologabarbaracelani.com. Vi lascio anche un recapito telefonico che è il 349-5629-087. Cara dottoressa Celani, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Sono certo che siamo riusciti a dare qualche informazione utile ai nostri ascoltatori, che poi è sempre la cosa che ci interessa di più, la cosa più importante.